Yugi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Allora, oggi sono in vena un po' di speculazioni e voglio soffermarmi su uno dei prodotti che uscirà prossimamente, se non sbaglio il 17 aprile, ovvero Ghost from the Past 2. Qui ho ancora il box dell'anno scorso che mi ha tirato fuori una ghost, non so se ve lo ricordate. Ma a parte questo, andiamo un attimo a vedere quello che è già stato spoilerato. Allora, quest'anno il prodotto contiene 4 pack rispetto ai 3 dell'anno scorso, e questo ovviamente porterà anche ad un aumento del prezzo. Abbiamo poi 4 ghost sicure, che sono il drago bianco e chi blu, questa volta la versione dello structure, l'arcidemone drago rosso, la maga nera perché la gente l'anno scorso si era fatta le pippe e poi non era uscita, e il cyber drago che c'ha poco senso visto che lo scorso anno è stato reprintato Ultimate. In più nel bundle compare anche il drago armato oscuro. Questo vuol dire che probabilmente anche lui sarà ghost. E sinceramente non mi dispiacerebbe sbustarlo. Diciamo che è quella che attualmente prediligo. Facciamo un attimo una riflessione. Allora, considerando che ci sono più pacchetti, secondo me il set rispetto a quello dell'anno scorso sarà molto più corposo. Perché se no, che senso c'ha metterci una bustina di più? Considerate che io l'anno scorso, sbustando 2 bundle, ho trovato praticamente il playset di tutto. Cioè, a parte le ghost, mi mancavano un Evelly, 3 Remus e 2 Thunderbird dei Danger. Quindi capite che c'ha poco senso farlo di nuovo così piccolo e con carte così scadenti. Ok, fatta adesso la panoramica generale, tenterei di capire cosa verrà reprintato. Partiamo un attimo da un documento che è uscito un paio di settimane fa. Allora, non abbiamo la certezza che questo documento sia vero, in quanto non c'è stata nessuna conferma da Konami. Però, avendolo letto, ho la netta sensazione che lo sia. In parole povere, uno dei punti diceva che venivano legalizzati i formati. E quindi, quali sono i formati più in voga in questo momento? GOT ed Edison. Partiamo subito spezzando il cuore ai giocatori di GOT. Raga, qua dentro non credo avrete carte per i vostri denti. Questo perché molte delle carte che si giocano attualmente in quel formato sono state reprintate nel corso degli anni all'interno delle varie Legendary Collection. E molte di queste hanno avuto un rarity bump. Ad esempio il pomodoro, l'angelo, il ratto, la spia, il 2 di meno. E quindi Metamorph e Trap Dashot le vedrai meglio in questa tipologia di prodotto secret. Mentre per quanto riguarda Edison, già ritengo la cosa molto più probabile. Andando avanti, altra carta che vedrei bene all'interno di questo set, reprintata finalmente, sarebbe Shifter. Allora, diciamo che attualmente non ha un prezzo fantascientifico, nel senso, con 33 euro spedito, diciamo un playset te lo fai. Però è una carta che è stata stampata nel 2019, siamo nel 2022, diciamo che sarebbe ora anche di, non lo so, farla ultra. Diciamo che me l'aspettavo nella gold come Nibiru, però non è stato così. Poi io ho pensato fosse in Brawl, però in Brawl hanno messo di nuovo Nibiru. Altra carta che ci vedrei molto bene all'interno di questo set è il Mega Raiza, perché raga, volevo controllare quanto sta sul market. Allora, è uscito in Duea e nel Mega Pack 15. Da Duea costa 30 euro. Diciamo che aveva toccato pure i 40, e da Mega Pack uguale. Bene, diciamo che il fatto che sia uscito Flanderiz ha pompato un po' il suo prezzo. Però considerando che l'anno scorso all'interno del set c'era Mega Testalos, avrebbe senso. Altre due carte che ci vedo benissimo all'interno del set sono Tsuchinoko e Jackpot Danger. Considerate che entrambe hanno avuto un'unica ristampa rispetto a tutte le altre. Se non sbaglio, l'ultima che è stata reprintata è stata Bigfoot nella Gold. E in più l'anno scorso, in questo set, è stato reprintato il Tuono Uccello. Quindi praticamente andresti a chiudere il cerchio della terza reprint per tutti i Danger, almeno quelli più importanti. Poi alla fine lì dentro ci vedete Uomo Falena. Grande. Che comunque anche lui c'è una ristampa. Passando oltre, andiamo su due carte che a me piace chiamare Trivella e Ruspa, che sono praticamente la perforatrice e la mietitrice degli Infinitrack. Montate sto mazzo è il primo sintomo che ti porterà poi ad andare a guardare i cantieri con le braccia incrociate dietro la schiena. Le ultime tre carte che andrei ad analizzare, poi vabbè, ci spostiamo su altro, sono Alchifibrax, il BLS Link e Lightning Storm. Allora, partiamo da Alchifibrax. È stato reprintato una volta sola, Ultimate. Grande Konami. Postiamoci adesso al BLS Link, che anche questo ha avuto solo due ristampe. Una Ultimate e una Ghost. Grande Konami. Quindi ovviamente ragazzi sapete dove voglio andare a parare anche col Fulmine Tempesta. Sì, è stato reprintato una volta sola, in Kiko. Non si trova. Ultra parte da 60 euro. Secret da 100.
capite che forse è ora di reprintarlo in maniera accettabile. Spostandoci adesso verso un mazzo, io una reprintatina Evil Twin, ma quasi che gliela farei. E ovviamente non perché l'ho venduto settimana scorsa, ma perché comprasse il playset di tutte e due i Link significa darsi la zappa sui piedi. Costano un boato, 1,25 e 1,23. Capite che se volete il playset di entrambi, diciamo che tirano un po' sul prezzo. Poi il resto non sta niente, però diciamo che una reprintatina così, anche solo a loro due, non sarebbe malvagia. Mentre per quanto riguarda le import, visto che l'anno scorso è stato inserito praticamente lo structure deck Dragoonity, stanno, ci vedrei bene, lo structure deck Agent. Perché non so voi, ma secondo me Lost Sanctuary non lo vedemo, eh. Detto questo, ma ci buttiamo altro all'interno di sto set? Diciamo un Cavaliere del Cielo Centauria, Xyz Rank 2, non so se lo conoscete. Costa un botto. Detto questo, ragazzi, abbiamo concluso. Fatemi sapere voi qua sotto con un commento cosa ne pensate e cosa vi aspettate da questo set. Perché sinceramente io quest'anno non ci sto al fatto che solo le Ghost debbano tirare sul prodotto. Diciamo che quella dell'anno scorso si salva solo per Evelyn, che si trovava. Teleport, Remus e il Danger. Quest'anno confido sinceramente in qualcosa di meglio. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti!